vedo già le prime due persone, accendiamo la candelina che non l'ho ancora accesa. Buonasera a chi si sta collegando, benvenuti, eccoci qui, benvenuti, benvenuti, ciao Mirella, buonasera, grazie. Allora, aspettiamo che vi collegate un po' tutti quanti. Buonasera a tutti coloro che si stanno. Annalisa, buonasera. Francesco, buonasera. Lella, buonasera. Oggi spero di non annoiarvi, visto che ci siamo viste ieri sera e quindi due volte contemporaneamente. Vedete questo bel faccione. Spero di non annoiarvi. Ciao Antonella, benvenuta. E grazie per tutti i cuori che stanno arrivando. Ivana, buonasera, vedo già siamo un numero, sta salendo. Staremo insieme un'oretta insieme agli angeli, sperando di poter riuscire a rispondere. Ciao Katia, buonasera. La Sara, Stella, Ivana, buonasera a tutte. E dicevo, spero di riuscire ad accontentare più persone possibili. Staremo insieme un'oretta anche stasera e ci sono delle persone prenotate. Poi, finito le prenotazioni, a random risponderò a voi che siete lì. E chi ha già ricevuto una risposta, gli chiedo di lasciare magari la precedenza agli altri, perché è giusto. Ci sono persone che purtroppo non riescono mai ad essere viste. Io ci tengo a dire che sulla tastiera del telefono vedo solo tre messaggi alla volta, scorrono velocissimamente, quindi vi perdo. Non è perché non voglio rispondere o ho delle preferenze, ma semplicemente la tastiera è velocissima. Detto questo, io prendo, eccolo qui, il mio oggettino magico. Sara, benvenuta, buonasera. E come dico sempre, aspettate, abbasso un pochino la musica. Spero che si senta, che non sia troppo bassa. E con questo strumento, che io uso solo ed esclusivamente per chiamare la luce angelica, vi chiedo di connettermi con me, di fare questo piccolo rituale che io faccio ogni volta, sia in presenza sia in online. Io ci tengo sempre, anche quando faccio le individuali, anche quando faccio individuali qui a studio, fare questa presentazione per me è importante. È un modo per celebrare le forze angeliche che vengono qui e vengono ad appagare i nostri cuori. Quindi adesso chiudiamo gli occhi, mettiamo la mano sul cuore, come già siete abituate a fare, un respiro profondo, e vi chiedo una cosa: in quest'oretta che staremo insieme, cercate di abbandonare tutte le forme pensiero un po' ingombranti, fate spazio affinché la luce degli angeli possa entrare dentro il vostro capo e ripulire tutte le vostre forme pensiero. Preparatevi ad accoglierla, perché oltre alle risposte che loro questa sera ci daranno, io chiedo loro di inviare tanta luce di guarigione, di farla entrare attraverso la vostra fontanella, farla scendere nel vostro capo e ripulire tutte le forme pensiero, in maniera tale che poi potreste essere più lucide e tutto possa fluire nel migliore dei modi, per poi arrivare questa luce fino al cuore e da lì espandersi in tutto il corpo e in ogni cellula del vostro corpo. Io chiedo agli angeli, agli arcangeli, a tutti gli esseri di luce di scendere qui tra noi in questo meraviglioso cerchio. Vi do il permesso stasera di lavorare con voi affinché tutte le persone prenotate, ma anche le altre che riusciranno comunque a destare la mia attenzione, che poi è l'attenzione degli angeli, scelgono loro a chi rispondere, chi magari ne avrà più bisogno. Ma chiedo anche di inviare un messaggio nel cuore di ogni persona che non riuscirà ad essere letta. Chiedo a Michele di fare una cinta di protezione intorno al nostro cerchio
affinché non possano entrare energie disturbanti e tutto possa fluire al meglio. Per tutti questi motivi io li accolgo tra noi e vi ringraziamo. Grazie. Grazie. Grazie, grazie agli angeli e grazie a tutti voi che mi state guardando. Ciao diamante, ciao benvenuta. Grazie a tutte e iniziamo. Un respiro profondo e cominciamo. Allora, Vito Grasso mi chiede: troverò pace in amore? Vediamo un po' che cosa gli dicono gli angeli a Vito. Ciao Vito, non so se ci sei. Vito, per quanto riguarda la situazione sentimentale, che cosa ti dicono gli angeli? Vito, ti dicono che sì, troverai la serenità in amore, ma non subito. Hai bisogno di sistemare un po' di situazioni che tu hai in piedi, situazioni che ti disturbano un po'. Dovresti fare un po' di pulizia. C'è l'Arcangelo Michele che ti è vicino e che ti dice: io ti aiuto a fare pulizia, a ripristinare il tuo equilibrio. Hai bisogno di ritrovare un equilibrio. Dopo un periodo di solitudine, dove tu sarai un po' intento a ritrovare te stesso, loro questo ti stanno indicando, hai bisogno di ritrovare te stesso. Una volta che avrai ritrovato un tuo equilibrio e dopo questo periodo di solitudine, ecco che ti attende una bellissima fanciulla che piano piano entrerà nella tua vita per portarti quello che più desideri. Quindi gli angeli ti dicono: affidati a una ricerca tua interiore, cerca di riequilibrare magari con le meditazioni, magari fai qualcosa che ti piace fare in maniera tale che tu possa, ecco, buonasera Vito, vedo che sei in diretta, e quindi in maniera che tu puoi riequilibrare il tuo sentire, hai bisogno di ritrovarti, ok? Barbara buonasera, Raffa buonasera. Allora, Mina Montagna, il mio lavoro sarà sempre alle dipendenze della cooperativa per cui lavoro attualmente. Allora, vediamo un po' Mina. No, sulla salute, Mara, mi dispiace, ma noi non possiamo fare carte sulla salute. Non è proprio possibile, per legge è vietato. Scusate, ho l'incenso che mi viene sul viso. Risposta. Okay. Allora, vediamo un po' Val. Mina Montagna, se il tuo lavoro per la cooperativa per la quale stai lavorando continua. Sì, cara. Sì che continua. Gli angeli ti dicono: se questo è quello che vuoi, quello che ti fa stare bene, perdonatemi, ma l'incenso sul viso non è molto piacevole. E se questo è quello che ti fa stare bene, se questo è quello che vuoi, gli angeli ti dicono: sì, il lavoro continua brillantemente. Ci potrebbero essere delle altre occasioni per te dove ti potresti sentire più realizzata, oppure magari ti offrono un nuovo ruolo. Sarà a te poi valutare se la proposta che ti verrà fatta ti piaccia o meno. Sappi che sei affiancata da Michele e è come se ci fosse un reset nella tua situazione lavorativa e è un riprendere da capo, quindi un cambio di ruolo oppure una modalità diversa di lavoro, perché non ti vedo perdere lavoro, anzi lo vedo migliorare. Ok, cara. Allora, Vale,
Vorrei sapere se è giusto separarmi da mio marito. Vediamo un po'. Non lo so, Lella, se farò scegliere i mazzetti. Appena finite le prenotazioni, sicuramente ho preso vicino a me l'oracolo dei registri akashici. Voglio prendere un oracolo, una carta da dedicare a tutte voi che state lì in attesa per vedere i maestri che cosa ci dicono questa sera. E poi vediamo, ok? Io vado molto col sentire a seconda di quello che mi arriva, da quello che mi dicono gli angeli. Allora, vediamo un po', Vale, se è giusto che tu ti separi da tuo marito d'arte. Gli angeli ti dicono che questa è solo la decisione è solo tua, perché il tuo matrimonio sostanzialmente funziona. Il tuo matrimonio non ha delle lacune. Sei tu che hai la testa altrove. E prima di lasciare andare la situazione, quindi il tuo matrimonio, gli angeli ti dicono valuta bene quello che hai e valuta bene quello che andresti a trovare. E io ti invito a fare una cosa, prendi un foglio e scrivi quello che ti dà il tuo matrimonio e quello che non ti dà il tuo matrimonio, i pregi e i difetti. Metti sul piatto della bilancia, non fatti prendere dall'aspetto, come dire, fisico, dall'aspetto, sai, quando ci si innamora tutto sembra roseo, poi dopo le cose si cambiano. Valuta tutto prima di lasciare andare una situazione che tutto sommato non è che barcolla così tanto, anzi, la decisione spetta solo la tua, è solo la tua. Magari forse dovrai ritrovare un po' di alchimia con tuo marito, ecco, valuta quanta alchimia c'è con l'altro e quanto invece hai con il tuo rapporto attuale, ok? Vanessa, come diventare un canale? Con tanto allenamento, tesoro mio, con tanta meditazione, con tanto impegno. Io faccio Reiki e quindi attraverso il Reiki canalizzo e anche attraverso altre cose. Diciamo che sostanzialmente, poi adesso ti prendo una carta da... sostanzialmente è un dono che ci arriva quando veniamo qui su questa dimensione. Poi se vogliamo sviluppare il canale ci dobbiamo impegnare, formarci. Sì, la predisposizione c'è, però va anche alimentata. Vediamo un po' che cosa ti dicono. Ti posso dire quali sono i tuoi doni, quali sono i tuoi talenti. Quello che ti dicevo. Allora, innanzitutto devi lavorare molto sul cuore, sulle emozioni. Devi lavorare sul tuo sentire, su quello, lasciare andare la parte razionale. Più tu lasci andare la parte razionale e più il tuo cuore si mette in ascolto. Hai bisogno di fare un po' di pulizia intorno a te, dicono gli angeli. Hai bisogno di lasciare andare un po' di situazioni, anche la troppa razionalità che affolla la tua mente, e questo non ti permette di sentire come veramente dovresti. Hai la possibilità di diventare un canale importante, però ti devi formare, devi lavorare tanto su te stessa e soprattutto visualizzare il tuo successo. Ci devi credere, ci devi credere tanto. Loro ti dicono: leggi libri, studia, focalizzati su quello che vuoi veramente e impegnati tanto e vedrai che riuscirai anche te a canalizzare. Allora, la Sara, vorrei sapere se va a buon fine. Ok,
Allora, la Sara, mio marito, è in attesa di una risposta di lavoro. Vediamo un po' se va a buon fine. Lui ha paura che non venga preso, è in ansia, è sottosopra, è preoccupato. L'arcangelo Giofia è vicino a lui e gli dice: non ti preoccupare, lasciati andare, festeggerai. Ecco il banchetto, presto festeggerà e io credo che questo lavoro sicuro, ecco l'evento fortunato, presto lo chiameranno. Perfetto, Sonia del Gatto. Le mie guide costano massimo in riguardo alla storia d'amore nata da poco. Vediamo un po', Sonia, riguardo alla tua storia d'amore nata da poco. Che cosa ti dicono gli angeli? Ti dico riguardo alla tua nuova storia d'amore. Vi state conoscendo. È una storia, come tutte le storie quando sono all'inizio, è molto bella, è molto. Ovviamente hai chiuso una storia che non ti ha fatto stare tanto bene. Però quello che è stato, questa è una storia diversa, vivitela così come giusto che sia, lascia andare il controllo, non pensare che questa storia potrebbe finire come la precedente, perché non è così. Viviti questo momento bello, perché quando inizia una storia d'amore è sempre un momento molto, molto bello, molto, molto coinvolgente, perché ci sono buone possibilità che questa situazione cresca. Allora, vediamo un po' Leo. Come va la situazione di Leo con Erika? La relazione di Leo. Giussi, ci sei? Allora, vediamo un po' la relazione di Leo con Erika. Vediamo un po' che cosa ci dicono gli angeli riguardo alla Erika. Loro sono sposati, convivono, hanno già una relazione abbastanza stabile oppure fanno progetti di matrimonio? Guarda, ogni tanto parlano di separazione e c'è tanta gelosia tra di loro, è come se uno di loro due pensa che ci sia un'altra persona in mezzo, però sostanzialmente questa storia è complicata, è complessa, però continua ad andare avanti. Gli angeli mi dicono che vale la pena aspettare. Aspettare che gli eventi maturino perché non è ancora tempo di separazione, loro devono risolvere tante cose e soprattutto devono vedere, non so chi dei due è gelosissimo, però devono vedere quanto sono fondate queste gelosie. Il loro è un rapporto che viene da molto lontano, è un rincontro in questa vita e quindi non è facile la separazione. È come se vivono degli alti e bassi. Allora, Annalisa, ci sei Annalisa? Vediamo un po', Annalisa Scotto di Santo, Annalisa. A breve ci sarà un cambiamento nel mio lavoro, sarà positivo per me. Vediamo un po', Annalisa, se il tuo cambio di lavoro sarà positivo. Annalisa, se non sbaglio non ci conosciamo, ci siamo incontrate, vero?
sacrale ci sarà un cambiamento di lavoro per me. Cara, è come se cambiando questo lavoro per te arrivi a un periodo di successo. Ti dicono che devi avere pazienza perché devi entrare bene in questo nuovo lavoro. Credo che sia sempre comunque nel settore olistico. Ci sono energie di guarigione. Quindi io credo che tu continui a lavorare in questo settore, magari perfezionandolo un po'. Gli angeli ti dicono di continuare a seguire le tue passioni, di non abbandonarle, perché hai dei grandi talenti e sei pronta per affrontare qualsiasi sfida. Sei un po' pensierosa, a volte ti metti in solitudine per capire se è quello che stai per intraprendere è la cosa giusta da fare, e gli angeli ti continuano a dire cogli questa opportunità e segui il cambiamento, perché questo cambiamento ti porterà grande fortuna e spazzerà via anche tanti ostacoli che hai affrontato nel passato. È come se finalmente in fondo al tunnel arriva la luce e potrai godere dei grandi risultati. Ecco, finisce con un bel banchetto, un festeggiamento, eccolo qui, per quanto ricevuto, per le gratificazioni, per il successo, è come se tutto quello che tu hai investito in questi ultimi anni ti verrà riconosciuto. Bellissime carte. Allora, vediamo un po'. Alessandro Giovanetti. Allora, Alessandro Giovanetti, un messaggio per me dagli angeli sul mio percorso da guaritore. Vediamo un po' che cosa ti dicono gli angeli. Alessandro, ci sei? Spero di sì. Buonasera a tutte le persone che si sono collegate e mi stanno guardando. Ho saltato fuori una carta. Allora, il primo consiglio che ti mandano gli angeli, Alessandro, è che devi tagliare i cordoni con il passato. L'Arcangelo Michele ti è vicino e ti dice: lascia stare tutti gli schemi distruttivi che ti hanno accompagnato, lascia andare la paura e tutte le relazioni intraprese in passato, anche le cooperazioni, non hanno più motivo di esistere, quindi prendi una nuova direzione, un nuovo cammino. I maestri sono con te, sei protetto, protettissimo dai maestri, e quindi gli angeli ti dicono che sei un angelo terreno e che sei venuto su questa terra proprio perché appunto devi metterti al servizio. Tu qui mi chiedi se il tuo percorso di guarigione è giusto. Non potrebbe essere in maniera differente, caro mio. Ti devi preoccupare, dicono gli angeli, di mantenere sempre e comunque in equilibrio il tuo primo chakra con il settimo chakra, il che vuol dire che l'energia deve sempre fluire in maniera costante. Devi lavorare tanto, continuare, perché io vedo che tu già stai tanto lavorando su di te, continuare a lavorare sempre costantemente su di te, perché se vuoi essere un potente operatore di luce devi sicuramente mantenerti sempre centrato in equilibrio, e questo è il consiglio che ti danno. Se tu riesci a tagliare tutto quello che è stato con il tuo passato, tutto quello di cui non ti serve più, metti in pratica tutto il bagaglio di formazione che hai fino ad oggi e non molli, continui comunque a formarti, non sarà difficile per te continuare ad essere un canale potente, perché vedo che hai delle grandi potenze. Non ci sono grossi consigli che ti danno gli angeli, l'unica cosa che ti dicono è che devi sempre mantenere costantemente i canali energetici puliti e fluidi, quindi primo e settimo chakra devono essere sempre comunque connessi in maniera che possano poi riequilibrare tutti gli altri.
se proprio vuoi vedere una tecnica, vedi, sei un ottimo chirurgente, loro non ti danno consigli. L'unica cosa che potrebbe aiutarti di più, se già non lo usi, sono i cristalli e la cristalloterapia, tutto ciò che riguarda il mondo minerale. Allora, Sonia, vediamo un po'. Sonia Recchioni, vorrei sapere se tra me nasce una storia d'amore. Vediamo un po'. Vediamo un po', Sonia. Nasce una storia d'amore. Sonia Recchioni. Sono ottime possibilità, sì. Solo l'unica cosa è che uno dei due potrebbe essere impegnato. Tu sei niente di questa persona, se è impegnato, se... Perché allora la storia d'amore potrebbe nascere, però bada, perché lui potrebbe avere un'altra situazione in piedi. E quindi questo poi nel tempo ti potrebbe creare qualche problema. Scusami la franchezza, però mi esce proprio in prima battuta. Quindi forse non ti ha detto tutto, oppure magari te già lo sai, non lo so. Tra di voi c'è una bella alchimia, c'è una bella intesa, potrebbe essere la persona giusta per te, però sappi che ci potrebbe essere qualche interferenza, diciamo così, ok? Allora, le prenotazioni sono finite, questa sera erano un pochino di meno di proposito, così possiamo dare spazio a tutti voi. Allora, adesso vi chiedo di fare un respiro profondo, siamo già un bel numero, vedo lì. Scusate, mi arrivano messaggi su Messenger, siamo già un bel numero. Questa sera, prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, io voglio chiedere ai maestri, e soprattutto all'oracolo dei registri akashici, un consiglio che possa arrivare direttamente a tutte noi, un consiglio a tutti noi che stiamo collegati. Io ve lo leggerò così come è scritto nell'oracolo, perché non voglio mettere il mio giudizio personale. Tengo molto a queste carte, chi mi conosce lo sa, le apro molto raramente, perché il messaggio che arriva è sempre molto diretto. Quindi non vi chiedo di chiedere niente, di collegarvi solamente con il vostro cuore e di accogliere il messaggio che gli angeli, i maestri, ci stanno per inviare attraverso l'oracolo dei registri akashici, in maniera che possa arrivare subito un messaggio direttamente a tutte noi. Magari ci sarà chi gli risuona di più, a chi gli risuona di meno, però è sicuramente un messaggio per tutte. Vediamo un po', mi date uno stop? La prima che mi dà uno stop, anche se c'è ritardo, datemi uno stop. Aiuto, nessuno mi dà uno stop. Niente, non mi arrivano, probabilmente... Ecco, Amelie. Stop, Amelie. Allora, vediamo un po'. Oh, non poteva uscire. Messaggio migliore. Ciao Paola, vedo che ti sei collegata adesso. Un abbraccio. Allora, prima cerco la... e poi ve la faccio vedere, perché è uscito un bellissimo messaggio. Ve lo voglio leggere così, come scritto nei registri, perché la carta che ci, il messaggio che ci mandano i maestri è questo. Cuore. Non poteva
in questo cerchio collettivo non poteva arrivare altro che una risposta collettiva diretta a tutte noi, riferita al cuore. E io vi leggo di sana pianta, così come è scritto nell'oracolo, fatelo entrare direttamente nei vostri cuori e ascoltate le vibrazioni che vi invia questo messaggio. Spesso credi che sia la mente a sapere sempre cosa fare, dove andare, quello che è giusto e quello che invece non lo è. Ma in realtà non è così. Se ti è uscita questa carta e ti è arrivato perché il tuo cuore chiede di essere ascoltato. Magari sei sempre stato diligente, obbediente, corretto, hai sempre fatto la cosa giusta, eppure dentro di te non ti senti appagato come vorresti e neppure felice. Prova a staccare la mente e a sintonizzarti nel tuo cuore. Senti cosa ha da dirti. Lascia che sia lui a decidere e non la tua mente. I maestri ascesi sanno che l'idea ti può far paura e che la tua parte razionale è talmente forte che vuole proteggerti, perché in passato hai sofferto e hai sofferto molto. Ma è arrivato il momento che dai spazio al tuo cuore e che finalmente lasci che sia lui a decidere e a scegliere, e vedrai che la decisione che prenderai sarà la decisione migliore per te. Fai un respiro profondo e i maestri ti dicono: fidati del tuo cuore, esci dalla zona di comfort, fai qualcosa che non hai mai fatto, lascia andare le sofferenze. Smetti di pianificare la tua vita, smetti di cercare di controllare tutto, buttati e ascolta il tuo cuore. Io ringrazio i maestri per questo bellissimo messaggio che ci ha inviato, perché credo che sia arrivato dritto ai nostri cuori. Fatemi sapere, perché sono certa che è stato così. E allora adesso a random, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Non è facile, stasera la tastiera fa capricci. Vediamo un po' che cosa avviene. Ah, bene, stasera non riesco a prendere una domanda. Bene, si fa per dire. Ah, ecco qua. Allora, sono Raffaella, Raffa. Posso avere un messaggio dagli angeli? Vediamo un po'. Stasera c'ho la tastiera che fa i capricci. Adesso gli angeli ci aiuteranno e mi faranno sbloccare la situazione, perché se no così è un problema rispondere a voi. Quindi, allora Raffaella, Raffa, vediamo un po' che cosa ti mandano a dire gli angeli. C'è un nuovo arrivo, c'è una nascita per te, c'è qualcosa di nuovo che sta arrivando nella tua vita. Gli angeli ti dicono: continua ad andare avanti così come stai facendo. Loro continuamente ti stanno mandando dei segnali sul tuo percorso e continuamente ti stanno dicendo: non sei sola, noi siamo qui con te. Affronta queste novità, questa nuova nascita che sta arrivando, con amore, con il cuore aperto, non avere paura. Lascia andare il passato e vedrai che presto tutte le situazioni, si risolveranno al meglio per te. Allora, vediamo un po'. Non è facile stasera, ragazzi. Allora. Rosy Marconna, un messaggio per me, grazie.
c'hai una relazione del passato che devi lasciare andare. Ci sono cose che il tuo cuore deve ancora pacificare e deve perdonare. Se vuoi vivere la gioia, ti dicono gli angeli, devi lasciare andare i dolori del passato, accogliere quello che hai, quello che sta per arrivare, perché ci sono delle bellissime novità. Puoi essere molto serena, puoi essere molto tranquilla, perché non hai nulla da temere, dicono gli angeli. Devi accettare quello che è stato e lasciarlo andare. Affidalo agli angeli perché non ha più motivo di esistere. Vai avanti per la tua strada, renditi utile per il prossimo, perché sei una persona concreta che ha delle grandi capacità, e lasciati aiutare dagli angeli. Questo è il messaggio che ti sta arrivando. Se riesco a trovare qualche altro messaggio, perché la tastiera sta facendo un sacco di capricci. Non è semplice stasera. Allora, vediamo un po'. Ho sia il computer che non mi fa visualizzare i Allora, questo oracolo mi suona molto bene, bene Vanessa, sono contenta. Allora, Alessandra Sanna, ecco, meno male un messaggio sono riuscita a trovarlo. Eccolo qua. Vorrei sapere qualcosa sulla mia situazione lavorativa. Vediamo un po', cara. Alessandra Sanna, vediamo un po'. Sì, Michelle, è vero, il messaggio che è arrivato dai maestri è veramente bello, l'ho sentito veramente vibrare, io credo che anche voi l'avete sentito vibrare nel cuore. Allora, vediamo un po' Alessandra Sanna, sulla tua situazione lavorativa, che cosa ti dicono gli angeli? Non hai nulla da temere per quanto riguarda il lavoro. Il lavoro credo che tu ce l'abbia e che va anche abbastanza bene. E gli angeli ti dicono veramente che non hai nulla da temere. Io credo che tu abbia un lavoro e abbia un lavoro anche stabile, perché se non è così ne sta arrivando uno, cioè ottimo direi, perché ci sono soldi, c'è la stabilità, tu festeggi, probabilmente ci potrebbe essere anche una promozione in arrivo per te. E tutto va a gonfie vele. Il lavoro va benissimo, cara. Non hai problemi sul lavoro. Allora, vediamo un po'. Vorrei chiedere cosa fare per sviluppare i miei talenti, doni e se riuscirò, mai carai miei. Vediamo un po'. Che cosa ti dicono gli angeli? Per quanto riguarda i tuoi doni e i tuoi talenti, che cosa ti consigliano gli angeli? Maika Ragnoli. Hai la giusta sensibilità, ti dicono gli angeli, sei molto portata, c'è Sandalfon che ti affianca, sei molto portata per il canto, per la danza, per il movimento. Non so se te insegni yoga, potrebbe essere un tuo canale. Sicuramente hai un plesso solare molto sviluppato, il plesso solare è il centro del corpo più importante, è quello che manda energia e che alimenta l'energia di tutti gli altri chakra. Hai un plesso solare, quindi sei molto dotato, quindi sei dotata di una grande energia e questa la devi saper trasformare, soprattutto mettendo in gioco la grande sensibilità che tu hai.
hai bisogno di schermarti perché in passato hai sofferto, hai bisogno di perdonare, di pacificarti, di spazzare via le paure che ti hanno accompagnato, probabilmente che provengono dalla sfera familiare, da quando eri bambina. Devi perdonare e perdonarti, delle situazioni appunto che ti hanno fatto soffrire o perlomeno, hanno un po' ostacolato la tua crescita. Gli angeli ti dicono che sei un'ottima, hai un grosso intuito, potresti lavorare benissimo con i cristalli, con le pietre, sei affiancata dall'Arcangelo Michele, hai un grande intuito e quindi potresti lavorare con la chiaroveggenza, con essere canale e soprattutto dedicarti alla guarigione. Alla guarigione nell'altro e metterti al servizio. Hai delle grandi potenzialità, cara. Formati, continua a formarti e per sviluppare i tuoi talenti devi fare comunque una guarigione della linea del tempo, guarire un po' il tuo. Così magari avrai una visione più chiara su quello che vorrai fare da grande, diciamo così, nel tuo cammino. Però sappi che sei un potente, hai una potente energia da tirare fuori, da canalizzare. Allora, vediamo un po'. Vorrei aprire un'associazione olistica. Che cosa mi dicono gli angeli? Antonella, vediamo un po' che cosa ti consigliano gli angeli. Meno male si è sbloccata la tastiera, ero preoccupata. Allora, Antonella vuole aprire un'associazione olistica. Che cosa gli consigliano gli angeli? Grazie per i cuoricini che mi inviate. Mi sento sola perché guardarmi sullo schermo è come un po' parlare da sola, soprattutto quando si bloccano i commenti. Non è facile. Poi ho il mio giudice interiore che ovviamente guardandomi sullo schermo mi guarda allo specchio e quindi non faccio altro che criticarmi quando sono in pausa. Allora, vediamo un po' Antonella che vuole aprire un'associazione olistica, che cosa gli consiglio? Che sei protetta, che fai bene, che sei protetta da Michele e che è la cosa giusta da fare. Ci saranno le giuste collaborazioni. Siederai sul trono, il trono che ti porterà alla riuscita, appunto la regina di Michele, che è colei che rimuove tutti gli ostacoli, quindi metterti al servizio dell'altro e anche al servizio della guarigione. Quindi non devi temere, torna di nuovo Michele, sei fra le braccia di Michele, che lui protegge tutti i tuoi dubbi, tutte le tue incertezze, ti dice vai, perché sicuramente questa è la tua strada. Allora, vediamo un po' che cosa dicono gli angeli. T'ho persa, non ho letto neanche il tuo nome, mannaggia. Lorenzo Giulia Micheli. Forse l'ho risposto già. No, mi sbaglio. Chiedo. Certo, la mia convivenza da oltre 10 anni con Fabrizio, come andrà? T'ho perso, però vabbè. Mi ricordo. La tua convivenza con Fabrizio, come andrà la convivenza di 10 anni? Mi fanno un po'. Allora, è normale che in un rapporto d'amore ci siano alti e bassi, voi dovete parlare un po' di più e quando probabilmente ci sono delle problematiche da affrontare, ecco che magari c'è un calo di coppia. E poi però non ti devi preoccupare perché c'è un grande sentimento che vi unisce, quindi poi tutto si sistema, tutto riparte, c'è una sorta di riconciliazione perché i vostri sono dei sentimenti veramente sinceri.
c'è un po' di gelosia, magari quando c'è un po' di down, proprio perché ci sono delle preoccupazioni in famiglia, ecco che scatta la gelosia e la paura che magari la situazione finisca, vada a chiudersi. Invece no, vedo che tra di voi c'è un vero amore e che dovete continuare a coltivare, e quando ci sono questi periodi down, magari vi può aiutare parlando e esternando i vostri sentimenti, perché ci sono veramente dei sentimenti sinceri tra di voi. Allora. Violetta viola. Violetta viola, priorità per quanto riguarda il lavoro, vediamo un po'. Violetta viola, cascata una carta, vediamo un po'. Hai mandato qualche curriculum? È come se ci fosse, è come se c'è un curriculum o più curriculum che stanno analizzando. Sicuramente stanno valutando una domanda, un qualcosa che tu hai consegnato, lo stanno valutando, e c'è un angelo che ti sta proteggendo affinché questa proposta che ti è stata fatta o questa domanda che tu hai fatto rispetto al lavoro possa andare a buon fine. Perché io credo che presto ti chiamano, ripeto, non so se hai consegnato qualche curriculum, hai fatto qualche domanda da qualche parte, perché ecco c'è un nuovo inizio sul lavoro e credo che non vada neanche tanto lontano, è proprio questione di poco, perché stanno appunto analizzando la tua richiesta di lavoro, il tuo curriculum, la tua domanda. Allora, Barbara Baldelli, vediamo un po'. Per Marcello il lavoro come va? Vediamo un po' come va il lavoro a Marcello. Ciao Barbara. Vediamo un po' il lavoro di Marcello. Barbara, come va il lavoro? Il lavoro va bene. Il lavoro va bene, lui magari è un po' stanco perché si sposta tanto. Lo vedo, ecco, il cavallo si sposta. Questo è come se questo continuo spostarsi non lo fa sentire libero di prendere i suoi spazi. E allora a volte è stufo, a volte dice vorrebbe mollare, vorrebbe trovare qualcosa di diverso, però è molto considerato sul lavoro, quindi gli angeli dicono di non mettersi in solitudine, stare lì a preoccuparsi, perché il lavoro sostanzialmente va bene. E poi è molto innamorato di te, ne parlano più che d'amore, e il lavoro va bene, non ha problemi, e si isola molto perché vorrebbe darti il massimo, vorrebbe rendere la regina della casa, questo mi dicono. E sei una figura molto importante per lui. Allora, Giampaolo Guella. Io credo di averti già risposto però a questa domanda. Acquistare la casa che vorrei. Io mi ricordo del tuo nome. Se ho già risposto a questa domanda, io ti rispondo, però se ho già risposto, è inutile fare due volte la stessa domanda, si crea solo confusione. Però ti ho letto e quindi vabbè, adesso ti rispondo. Ok? Giampaolo. Vanessa, ti ho risposto, diamo spazio agli altri, no? No, due messaggi in un giorno non è carino, c'è gente che sta lì ad aspettare, che vorrebbe un messaggio e magari non riesco a leggerla. Porta nel cuore quello che ti ho detto, quello che ti è arrivato, che credo che sia stato anche abbastanza.
Allora, vediamo se riesci ad acquistare la casa che tanto desideri. Sì, con tanti sacrifici, però ecco la realizzazione, la casa c'è, però non ti nascondo, insomma ci sono tanti sacrifici da affrontare, la casa potrebbe essere una casa padronale, una casa che comunque o già ci vivi dentro oppure è in eredità, è di famiglia, però si riesce ad acquistarla. Allora, vediamo un po'. Rita Tarantino, come si evolverà il mio rapporto d'amore? Vediamo un po', Rita. L'amore va bene, è quello che aspettavi da tanto tempo, me lo fa visualizzare come la tua anima gemella, che vi amate, vi rispettate, anche se a volte ci sono dei litigi, delle discussioni, però diciamo che quando magari discutete, parlate spesso di separazione, di dividervi, però poi c'è, ripeto, c'è una bella alchimia e quindi le cose un po' rientrano. Sicuramente, ci sono delle cose che dovete risolvere tra di voi, dovete parlare un po', è come se a volte vi fate delle ripicche. Quindi vi consiglio un po' di parlare delle vostre problematiche perché fondamentalmente c'è amore, però sicuramente con le ultime carte che sono uscite mi dicono che meriti più chiarezza in questo rapporto, forse non ti senti sufficientemente amata o lui non te lo dimostra come veramente vorresti, quindi apri il tuo cuore e cercate di trovare una soluzione. Allora, vediamo un po'. Allora, non è facile, eh? Carmen Ilardo, vorrei sapere qualcosa sulla situazione che sta vivendo in questo periodo. Situazione sentimentale? Perché non è facile, che tipo di situazione? Vediamo che cosa ti dicono gli angeli perché è un po' vaga la domanda, tesoro. La situazione che sto vivendo, io credo che possa essere una situazione sentimentale. La situazione che stai vivendo è una situazione che va avanti e va avanti anche abbastanza bene. Non ci sono problematiche tra di voi. Te spesso sei triste, forse non ti senti sufficientemente appagata, però sei tra le braccia di Michele che ti consola e ti dice continua ad andare per la tua strada. Tu sei una persona che apprezza molto anche la tua libertà, che non ti lasci, come dire, manipolare giustamente. L'ho aggiunto io dagli altri e spesso sei sottosopra perché vorresti vivere una situazione diversa, però il rapporto di coppia è anche questo, cercare di andare incontro all'altro e a volte fare delle rinunce sulla propria libertà. Questo ti stanno dicendo gli angeli, però hai una situazione stabile
che avrà sicuramente più va avanti e più si stabilizza e più diventa concreta, e sicuramente ci sarà una realizzazione. Sabina Giannasi, che cosa dicono gli angeli? Vediamo un po', ti prendo un messaggio. Renditi utile, ti dicono gli angeli. La tua anima desidera servire con gioia ed essere immersa in un flusso ininterrotto di beatitudine. Chiedi quello di cui hai bisogno, ti dicono gli angeli. Fa che il tuo obiettivo sia sempre quella di rimanere nel flusso e di dare e ricevere continuamente. Ogni situazione che tu affronti in tutto quello che dai e che fai sicuramente ti verrà restituito perché stai cavalcando un bellissimo unicorno che ti dice se tu ti rendi utile sicuramente avrai una ricompensa importante. Continua ad andare avanti così perché sicuramente ci sarà qualcosa di bello in arrivo per te. C'è una guida fidata dietro le tue spalle che ti indica continuamente il cammino. Bel messaggio, cara. Allora, sono rimasti pochi minuti, vediamo un po' se riesco a rispondere. Allora, Taziana Zizaia, spero di aver indovinato. Allora, vediamo un po' un messaggio per te dagli angeli. Taziana. Vediamo un po' che cosa ti dicono gli angeli. C'è un cambio di direzione per te. Cioè, la strada finalmente si apre in un modo migliore. Cioè, anche per te c'è una guida figurata dietro, non sei sola, c'è un angelo che ti poggia le mani sulle spalle e che ti indica la via. Stai andando verso un periodo di grande abbondanza e non solo economica. La vita ti sta restituendo quanto tu hai pensato. E sicuramente hai delle qualità per poter lavorare al servizio con gli altri. Gli angeli te le hanno comunicato e te lo comunicano spesso. Ti dicono, sei un'ottima imprenditrice di te stessa, sei indicata a lavorare, sei adatta per poter iniziare a fare un lavoro, individuale. Io non so se te lavori già in questo settore, nel settore olistico, perché loro ti dicono che hai delle grandi potenzialità. Ed è arrivato il momento che tu creda in tutto questo e lo metti veramente in pratica. Gli angeli ti stanno dicendo esprimi un desiderio che loro ti aiuteranno a poterlo realizzare nel più breve tempo possibile. Francesco, guarda, siamo proprio all'ultimo minuto, però ti leggo e sono felice di poterti dare un messaggio. Mi sbrigo perché siamo alle 7:29. È ora che chiudo, però Francesco non posso non inviarti un messaggio. Nel frattempo ti mando un abbraccio. Gli angeli dicono che devi avere fiducia, pensare positivo. Tutto quello che pensi in questo momento lo stai attraendo, quindi fai pensieri positivi, esprimiti, io so che già lo fai, con il cuore, ascolta il tuo cuore, senti quello che veramente ti arriva dal cuore, è arrivato il momento che ti fai un regalo. Tue potenzialità. C'è un amore in arrivo per te, un amore che ti riempirà di gioia, ti riempirà il cuore e quello che ti fa stare veramente tanto bene nella vita è poterti rendere utile agli altri. Continua così con assertività per il tuo cammino. Ragazzi, sono le 7:30, proprio siamo arrivati sul filo del rasoio. Io vi ringrazio, sono tanto contenta di essere stata con voi. Adesso non so dirvi quando è il prossimo appuntamento, comunque ve lo comunicheremo.
Io vi ringrazio, ringrazio gli angeli, gli arcangeli, tutti gli esseri di luce, gli chiedo di chiudere questo campo, chiedo a Michele di chiudere questa cinta di protezione, lo ringraziamo per quanto anche lui per tutto il sostegno che ci ha dato e gli chiedo di continuare a proteggerci per quanto riguarda gli ostacoli che possiamo trovare sul nostro cammino. Li ringraziamo, li congediamo, sciogliamo il campo. Con un grazie, grazie, grazie. Io vi ringrazio dal profondo del cuore, ringrazio tutte voi che mi siete state ad ascoltare, vi do appuntamento alla prossima volta, fate tesoro del messaggio che è arrivato dai maestri, portate sempre l'attenzione al vostro cuore e ricordate che la chiave della serenità sta qui. Un abbraccio a tutti e alla prossima.